Ciao ragazzi, benvenuti al How to Play di oggi. Vi faccio sentire un riff blues. Questo riff è tratto dal mio metodo Bass Blues Licks, quindi vi invito a darci un'occhiata. Sul mio sito trovate tutti gli audio, alcuni video di altri esercizi, alcune pagine dove potete capire come funziona il metodo. Io adesso ho suonato il Si bemolle, che sarebbe il primo grado del blues preso in questione. Poi andrà spostato di tonalità andando sulla struttura blues, quindi sul quarto grado, in Mi bemolle, e poi ritorniamo sul primo, poi quinto grado, Fa, poi di nuovo Mi bemolle e poi Si bemolle. Partiamo dal riff di base, quello in Si bemolle. Impariamo a ragionare bene per gradi e poi vedrete che vi ritornerà molto semplice spostare soltanto la tonalità. Quindi, allora, partiamo con Si bemolle al tasto 13 della corda di La. Questa frase suona Si bemolle, Sol, Si bemolle, Re bemolle, Re naturale e Fa. Andiamo ad analizzare subito armonicamente che note sono. Si bemolle è la tonica. Il Sol è la sua sesta o tredicesima, se la vediamo all'ottava superiore, come la vedremo poi dopo. Si bemolle, Sol, Si bemolle. Il Re bemolle è la terza minore, o nona diesis se la chiamassi do diesis. Nei blues molto spesso viene utilizzata la terza minore al posto oppure anche con la terza maggiore perché funziona bene e caratterizza appunto il blues. Quindi io suono Re bemolle e poi vado sul Re naturale, quindi le uso tutte e due, sia terza minore che terza maggiore. Poi vado su un Fa che è il quinto grado di Si bemolle. Quindi per ora ho usato tonica, sesta maggiore, tonica, terza minore, terza maggiore, quinta, Sol, Si bemolle, Sol, Fa. Quindi mi ritrovo il Sol, tredicesima o sesta maggiore, tonica, all'ottava superiore, e poi finisco su un Fa. Il ritmo è questo. La seconda volta, anziché fare questi quattro sedicesimi, faccio soltanto Sol, La bemolle, Sol. Questo viene fatto con un Emeron e Pull-off, quindi io sono Sol, tasto 12, corda di Sol, suono con la mano destra una nota e me ne escono tre. Sol, Emeron, La bemolle e poi tolgo e ritorna Sol. Benissimo. Una volta chiarito com'è la posizione, quali sono i gradi che vado ad utilizzare, mi basterà spostarmi di tonalità, quindi se Si bemolle è la mia tonica e poi vado a prendere la sesta maggiore sotto il Sol e poi la terza minore, quindi con diteggiatura 1, 3, 1, 4. Quando vado sul quarto grado, quindi in Mi bemolle, dovrò andare con lo stesso dito Mi bemolle con l'indice e fare la stessa posizione, quindi andare a prendere la sesta che si trova qua, che in Mi bemolle sarà un Do, e poi la terza minore, e così via vado a costruirmi terza maggiore, quinta. Vado a costruirmi la stessa posizione, vedete la diteggiatura 1, 3, 1, 4, poi mi sposto in mezzo tono 1, 4, 1, 4, 1, 4. Stesso
stessa cosa. 1, 3, 1, 4, sposto in mezzo tono. 1, 4, è la stessa cosa. Stessa cosa quando andrò in Fa sul quinto grado. 1, 3, 1, 4, sposto in mezzo tono. 1, 4. Vedete che la diteggiatura è la stessa, perché i gradi sono gli stessi. Tonica, sesta maggiore, tonica, terza minore, terza maggiore, quinta, tredicesima, sesta e ottava. Grazie mille per aver visto questo video. Mi raccomando, andate a vedervi sul mio sito il resto del metodo, se può interessarvi. È una cosa un po' nuova, perché vengono analizzati delle linee melodiche quasi sempre e poi trasportate su tutte le tonalità del blues, quindi penso che possa essere molto utile anche per conoscere le note sul basso, ma soprattutto per divertirsi e suonare blues in maniera melodica. Grazie a tutti, ciao, alla prossima, Carlo.